Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Care sorelle, cari fratelli, vorrei a tutti voi augurarvi una buona Pasqua, la Pasqua di resurrezione del Signore. Care sorelle, cari fratelli, vorrei augurarvi tanta gioia e tanta felicità in occasione di questa Pasqua 2022, di questa santissima Pasqua. Ma non ci riesco neanche facendo le orazioni con il rosario. E allora perché non riesco a augurarvi tanta Pasqua a tutti? Per il semplice fatto che, cari fratelli e care sorelle, me lo impediscono i crimini perpetuati dalla cricca di Putin e dei suoi guerrafondai che stanno incendiando, bruciando e facendo cose cattive dall'invasione dell'Ucraina, Ucraina che dir si voglia. Io sono poliglotta, quindi ascolto le televisioni latinoamericane, loro lì la chiamano Ucraina. E io, in quanto uomo di pace, non riesco a fare finta che non stia succedendo nulla. Com'è possibile ignorare la sofferenza delle nostre sorelle e dei nostri fratelli? Com'è possibile non fare esplicito riferimento nel nome del nostro Signore e della sua misericordia infinita di ciò che succede in Ucraina, le atrocità immani che quel popolo sta soffrendo, intanto devo fissare la camera, mi ci devo abituare del cellulare. Io, fra l'altro, ritorno a fare un video da questo divano dove ho fatto molti video in anni passati con il mio vecchio cellulare Nokia Asha 302. E dopo circa 7-8 anni ritorno in questo divano, in questa sala. Però per un comunicato che non è tanto lieto a me, cioè dover in queste vesti da uomo di pace augurare ogni sorta di bene in un momento nel quale veramente ci sono persone martoriate da una crudele invasione. Allora vi chiedo a tutte e tutti voi di pregare insieme a me e di saper scegliere quali politici avere da rappresentanti che non siano amanti e difensori degli invasori. E poi commentate cosa ne pensate di questo drammatico evento, di questa invasione dell'Ucraina. Sotto questo video non so se YouTube lo monetizzerà. Cercate di condividerlo, cerchiate di condividerlo affinché anche altri commentino sotto questo video cosa ne pensano. Ma io vorrei sinceramente, mi sta facendo male il braccio, vorrei, non ho i soldi per un cavalletto, quindi se volete supportarmi, iscrivetevi, abbonatevi al mio canale o sotto il video fate clic in grazie, così magari ho un'unica donazione meno onerosa. Ecco, appoggio il gomito. Ma dicevo, sto qua un po' spaparanzato, ma dicevo, condividete questo video affinché altri, anche altri, possano commentare cosa ne pensano. Com'è possibile celebrare la Santa Pasqua mentre un intero popolo lo stanno martoriando? Come possiamo ritirarci con le nostre famiglie a mangiare, a fare tutte le tradizioni religiose, ignorando la sofferenza di nostre sorelle e fratelli invasi crudelmente? Come possiamo festeggiare come se nulla fosse? Veramente questo,
dimostra la quasi totale indifferenza di tutti quelli che dovrebbero praticare la fede cristiana nel nome della pace e della speranza tra i popoli. Com'è possibile celebrare come se nulla fosse, mettendo la testa sotto la sabbia, guardando ad un'altra parte o addirittura stando a favore dell'invasore? Fare i sacramenti religiosi, celebrare le feste liturgiche, andare in chiesa, me ne fregandosi di quello che succede nel mondo. E scambiarsi un gesto di pace in chiesa, io ne ho visti così tanti di ipocriti. E poi non voler apportare un granellino di sabbia per la pace nel mondo. Ecco, ci sono di persone che addirittura sono contente di quello che sta succedendo e loro veramente sono diabolici. Allora, vi inviterei a un minuto di silenzio, ma so che questo è improduttivo in un video, e vorrei tanto aprire con questo video un dibattito costruttivo. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per evitare future invasioni? Perché probabilmente l'invasore non si fermerà qui. Cioè, anche se invadono un pezzo dell'Ucraina, anche se invadono un pezzo, e dopo chi ci dice che non vogliano andare in Svezia, in Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Ungheria, Albania, il Kosovo, Serbia, Bosnia, Macedonia, Montenegro, Croazia? Magari vogliono ritornare all'Unione Sovietica, che arrivava fino a Berlino Est, la Germania dell'Est, vi ricordate? Forse molte e molti di voi che siete nati dopo il 90 non ve lo ricordate, che siete nati nel 2000. Oppure vogliono arrivare fino in Portogallo. D'altra parte la Cina commercialmente sta occupando sempre più regioni dell'Africa. Forse vogliono rivaleggiare con la Cina e arriverebbero anche a invadere il Maghreb e le regioni subsahariane. Chi ci dice di no? Se potessero, invaderebbero pure Cina, India, sud-est asiatico, tutta l'Europa, magari le Americhe, perché una volta che inizi una campagna di invasione, non ti fermi più. Devi riporre le spese della campagna bellica continuando a invadere di più. E più invadi, e più hai spese. E Putin è un autocrata. Quindi più lui invade, più ha delle spese. E visto che è stato tagliato fuori dal mondo e lui se ne vanta perché vuole l'autarchia, cioè l'autonomia, che era tipica dell'Unione Sovietica. Lui dice: ci stanno isolando, ma anche l'Unione Sovietica era isolata dal mondo. Allora che succede? Care sorelle, cari fratelli, che attraverso le sanzioni economiche non si riuscirà a frenarlo, capito? Attraverso le sanzioni economiche non si riuscirà a trovare un deterrente alla sua smania di potere. Bisogna in qualche modo avere anche un deterrente militare. Per questo bisogna riarmare le frontiere con l'ex Unione Sovietica e posizionare delle armi nei territori che si sono resi indipendenti dal giogo di Mosca. Purtroppo è così. La pace si previene con le armi, cioè la pace si mantiene
con le armi e si previene la guerra. Perché, voglio dire, la minaccia della guerra può stare in agguato in qualsiasi momento, come si è visto con l'Ucraina. Come impedire che Putin arrivi fino al Portogallo? Certo, la decisione di Putin di fare quello che ha fatto è arrivata nel momento giusto per la NATO, perché anch'io dubitavo fortemente della ragione di essere della NATO, essendo caduto il blocco sovietico. Ma adesso non dubito. Senza l'ombrello protettivo della NATO, a noi l'Unione Sovietica ci avrebbe invaso già da tempo e lo avrebbe fatto anche Putin nella sua voglia di restaurare la vecchia Unione Sovietica. Tanto è vero che questo dell'ombrello protettivo della NATO non l'ha detto il politico di destra italiano, ma l'ha detto lo stesso Enrico Berlinguer, svegliando la furia dei sovietici. Ha detto: dobbiamo ringraziare l'ombrello protettivo missilistico della NATO, perché io preferisco vivere sotto lo scudo missilistico della NATO piuttosto che la protezione del patto di Varsovia, altrimenti ci avrebbero già invaso da tempo. E questo scatenò la furia dei dirigenti e dei premier sovietici, premier mai eletti dal popolo russo né sovietico, che poi i paesi satelliti e aderenti all'Unione Sovietica contavano ancora di meno. In pratica l'Unione Sovietica era un'unione di repubbliche aderite alla Russia comunista, che poi tanto comunista non fu, tanto socialista non fu, fu sovietica, ma i sovietici erano una specie di fascisti rossi o nazisti rossi. Tant'è vero che all'inizio si intesero molto tra sovietici e nazionalsocialisti. Poi Hitler giocò di contropiede intentando invadere e conquistare l'Unione Sovietica. Ma quella è un'altra storia. Ma sta di fatto che la collettivizzazione e il fatto che ogni lavoratore fosse padrone dei mezzi di produzione è stato disatteso nell'Unione Sovietica già all'epoca di Lenin e dei primi collettivi bolscevichi, per cui non erano socialisti i sovietici, non erano socialisti i bolscevichi, e i soviet bolscevichi non avevano nulla a che fare con i soviet dei primi tempi. Ma è tutto un altro discorso storico che non c'entra niente con la Pasqua e con la situazione attuale, ma ve ne parlerò. Se voi ne farete richiesta sotto questo video, io come sempre vi invito a richiedermi sotto i miei video di specifiche tematiche, oppure a farmi domande sotto il video, quando questo video non sarà più in premiere. Ma anche mi sembra che nelle premiere si può commentare sotto, e nelle live che non si può commentare. Voi proponetemi degli argomenti, ma anche datemi delle risposte, fatemi delle domande su quello che io parlo nei video. Così, se io troverò incentivanti i vostri interventi, i vostri commentari in chat che io leggo anche nelle premiere, oppure anche se io non ci sono, non avrò possibilità adesso in Pasqua che ho delle funzioni. Non avrò possibilità di leggere la vostra chat in Premiere, non ci sarò magari in corpo, ma ci sarò in spirito. Allora mi raccomando, voi lo stesso intervenite in chat, se volete datemi dei super like e degli stickers, che ci sono attivate quelle funzioni. Poi date super grazie al video se vi è piaciuto. Poi, se vi piace il mio canale, abbonatevi. E poi commentatemi, intervenite. In questo modo io potrò fare dei video risposta, perché altrimenti, se non ho delle reaction, io poi non darò seguito a questo video. E questo vale anche per tutti i video del mio canale. Se voi trovate un video anche vecchio mio che vi piace o che vi stuzzica il senso critico e volete commentarlo affinché io riproponga quella discussione, fatelo e io riproporrò quella discussione
in un altro video. Quindi voglio dire, voi o pubblico siete ciò che mi incentiva ad andare avanti. Se quindi commentate i miei video, mi fate delle domande su quello che ho detto, condividete il video affinché anche altri lo commentino, eccetera, eccetera. Io continuerò a fare video su quel tema, altrimenti dovrò trovare cose che mi ispirano, perché non è che faccio video sullo stesso tema quando poi c'è scarse visualizzazioni, ma continuerò a fare una serie di video come questo, che da tempo che non trasmettevo nelle vesti di uomo di pace, se ottengo delle risposte esaustive. Capito? Tutto qui. Quindi dicevo, non riesco a augurarvi buona Pasqua, con quello che succede, che muoiono persone per colpa di un'invasione criminale, ma lo stesso mi accomiato da voi sperando, che vi sia pace e speranza nelle vostre vite, per non fare più largo questo video. Allora vi auguro a tutti, questo video forse uscirà nella Pasquetta. Forse no, forse uscirà a Pasqua, perché lo faccio proprio a ultimo momento. Credo che uscirà per Pasqua, perché io voglio dare un po' di tempo di stare con l'anteprima. Allora, vi auguro a tutte e tutti voi Pasqua, che abbiate pace, serenità e allegria nelle vostre vite e che pensiate anche a dare pace, felicità e allegria ai vostri fratelli e sorelle sofferenti. Quindi mi accomiato da voi, il reverendo Santen Chan, nel nome del Pater, del Filius, dello Spiritus Santus. Amen. Mi raccomando, fate i bravi e cercate di condividere questo video affinché la gente prenda coscienza della causa del popolo ucraino e del genocidio che si sta lì commettendo. Poi probabilmente YouTube questo video, per i temi sensibili trattati, non lo monetizzerà. Quindi se volete supportare questo video e supportarmi nella produzione di video aventi come soggetto queste tematiche che non vengono monetizzate da YouTube, potete sempre supportarmi con un abbonamento oppure con in chat con like. No, con super chat e stickers, oppure mette sotto vicino a condividi c'è un bottone che si chiama grazie a forma di cuoricino, un icono. Schiacciate lì e vi apparirà una finestra. Invece di abbonarvi, pagate un'unica volta. Quindi è come dire che voi premiate la produzione di quel video. Ormai sto dando numeri, troppo video, troppo largo il video. Voi, facendo clic sull'icona con forma di cuoricino vicino condividi, pagherete una sola volta. Quindi state premiando la produzione di quel video, non il canale. Invece, se vi abbonate al canale, pagherete una quota che voi scegliete mensilmente perché supportate la produzione dell'intero canale. Invece, quando vi piace un video, se non vi volete abbonare al canale, se non vi volete abbonare al canale, lo sottolineo in modo che possa sottotitolare bene YouTube. Voi, invece di abbonarvi e di pagare una mensilità, fate clic sul bottone col cuoricino a forma di con la scritta grazie sul bottone a forma di cuoricino con la scritta grazie vicino condividi, e così invece di abbonare quella cifra mensilmente l'abbonate in un'unica soluzione. Così starete premiando la produzione del singolo video. Potete farlo con questo video o con qualsiasi altro dei miei 1200 video presenti sul mio canale. Allora, nel nome del Padre, dello Spirito, del Figlio, dello Spirito Santo, Sanctus, buona Pasqua a tutti, eh? Ciao. Dal vostro reverendo Santen Chan.